Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia che io ho deciso di chiamare maglia gioia. Per poterla realizzare io ho utilizzato due filati lavorandoli contemporaneamente, che sono il filato Anna della Mondial e il Mohair Luxe dell'Adrian Wool. E vi dico già che io del filato Anna ho utilizzato due gomitoli, mentre del Mohair Luxe ne ho usato uno solo. I gomitoli in questione, il colore di questo è il colore numero 576, mentre il colore del Mohair Luxe è il 231, che sono i due colori fucsia, ma voglio farvi vedere anche degli altri tipi di abbinamento colori che potete fare utilizzando questi due filati. Vi dico già che vi metto in descrizione naturalmente i link che vi portano a tutti e due i tipi di filato e potete anche soltanto lavorare con il filato Anna. Con il filato solo Mohair Luxe vi verrebbe molto sottile, quindi io vi consiglio, se non volete usarli insieme, di usare solo un gomitolo, e in questo caso, se siete una taglia S, tre gomitoli vi servono per poter realizzare la maglia, e anche se siete una taglia M. Ora invece, se li lavorate insieme, per una taglia M ve ne occorrono due dell'Anna e due del Mohair Luxe, perché io Luxe l'ho usato proprio del tutto, non mi è rimasto neanche un pochettino. Mentre se siete una taglia L ve ne servono tre dell'Anna e soltanto due del Mohair Luxe. Quindi questo è per le taglie più grandi rispetto alle mie. Dicevo, questo è un altro abbinamento colori che si può fare. Potreste usare il Lilla 232 dell'Anna e il Rosa del Mohair Luxe, oppure un altro tipo di combinazione, sempre tono, questa volta andiamo sul tono o altri due tipi di combinazione. Tono su tono abbiamo i due verdi, quindi il verde numero 495 e questo fantastico verde Mohair Luxe, oppure potete usare due colori diversi ma che insieme stanno benissimo e danno maggior risalto alla maglia, rendendola particolare come se fosse bicolore, appunto. Perché abbiamo questa tonalità particolare di blu dell'Anna che è il numero 0494 e invece il blu notte del Mohair Luxe. Io li trovo fantastici insieme, però naturalmente date un'occhiata ai vari colori a disposizione dell'Anna e del Mohair Luxe, perché comunque c'è anche il bianco del Mohair Luxe che potreste unirlo a, non lo so, al blu, al grigio sempre dell'Anna, quindi vi potete sbizzarrire nel fare la colorazione che più vi piace. Per quanto riguarda la lavorazione, mi avvicino per farvela vedere. È una lavorazione a T, ossia sono andata a creare prima i rettangoli che servono per creare le maniche sia avanti che dietro. E mi raccomando, se siete una taglia più grande o comunque se siete una taglia S ma volete fare le maniche lunghe, andate a prendere un gomitolo in più dell'Anna e un gomitolo in più del Mohair Luxe. Quindi mi raccomando, lo ripeto, rispetto a quello che vi ho detto precedentemente, se volete andare a fare le maniche aggiungete un gomitolo in più di entrambi i filati, sia che siate taglia S che taglia M che taglia L o XL. Una volta fatti i due rettangoli, mi raccomando, quello avanti va sempre fatto con un motivo in più, si vanno a cucire insieme e si va a creare la parte sotto della maglia. Si possono fare diversi tipi di aumenti che io vi spiego anche nel tutorial. Io ho fatto gli aumenti sul laterale e nella striscia laterale sotto qui, ma anche sotto da quest'altra parte, io ho, invece di lavorare gruppi di 3 maglie alte, sono andata a lavorare gruppi di 4 maglie alte e l'ho fatto quindi fino all'altezza della vita. Poi nella parte inferiore, invece di lavorare con l'uncinetto del 5,5, sono andata a lavorare con l'uncinetto del numero 6. Quindi in realtà per fare gli aumenti voi potreste fare gli aumenti in tutte le strisce, quindi invece di fare 3 passate a fare 4 maglie alte, o potete alternare una striscia sì e una striscia no, fare gli aumenti solo sul davanti e non sul dietro, se sul avete molto seno, un po' di pancia, invece dietro va benissimo, quindi potete fare gli aumenti che più vi piacciono. Si possono aumentare le catenelle, però in quel caso tenete presente che viene più forata, o come ho fatto io, aumentare il numero di maglie passando da 3 a 4, e naturalmente potete fare come ho fatto io verso la fine il gioco dell'uncinetto, passando a lavorare con un uncinetto di mezza misura più grande per avere la lavorazione sotto, vedete, più morbida. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così, come sempre, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia vestito, devo ancora decidere, io vi dico già che ho utilizzato due filati lavorandoli insieme, che sono l'Anna e il Mohair Luxe della Mondial. Io ho scelto questi due che sono i colori fucsia, questo è il 576, questo è il 231, ma qui potete vedere che potete fare abbinamento tono su tono anche sul verde, oppure potete fare due colori diversi, questo in realtà dalla telecamera sembra un blu notte, ma è più un ottaneo, e unirli insieme, quindi facendo in modo che
che il mohair si veda di più, proprio perché c'è più contrasto tra i due filati. E naturalmente, se vedete, io vi lascio come sempre il link in descrizione dei due filati, potete fare diversi abbinamenti. Potreste usare anche il bianco e abbinarlo a un altro colore, tipo, non lo so, il rosso, oppure potete fare il lilla con il rosa, quindi vi potete sbizzarrire a fare l'accostamento colori che più vi piace. Detto ciò, quindi, io vi dico già che noi andremo a montare due pannelli, uno per il davanti, uno per il dietro, che servono per realizzare le nostre maniche, quindi sarà una lavorazione a T. E per la parte avanti io ho deciso di montare il multiplo di 8, e io ho montato 136 per il pannello avanti, qua vi farò vedere solo un piccolo campione, mentre per la parte dietro io sono andata a montare 128 catenelle. E poi, una volta finiti tutti e due i pannelli, vi dirò quanti l'ho fatti lunghi. Quindi, dicevo, il multiplo di 8, la taglia M, fate due motivi in più rispetto a me per la parte avanti, e ricordatevi sempre che per la parte dietro dovete andare a montare un motivo in meno. Taglia L, fate almeno per la parte avanti rispetto a me 3-4 motivi in più, questo in modo tale che comunque la manica vi venga a 3/4. Però se volete fare la manica lunga, in quel caso dovete andare a mettere più catenelle. Ricordatevi che le catenelle iniziali corrispondono alla lunghezza totale delle maniche, che vanno da destra verso sinistra e passano per la parte avanti e la parte dietro, naturalmente, quindi sono due rettangoli. E che, ricordatevi sempre, la pannello avanti deve avere un motivo in più rispetto a quello dietro, perché sul davanti abbiamo il seno, quindi la maglia tende a tirare, quindi se non vogliamo che poi il collo ci tiri, meglio fare un motivo in più per il davanti. Quindi andiamo a fare il nostro campioncino e andiamo a lavorare 2 catenelle, che sono sta prima maglia alta, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta, e quello che faccio adesso lo faremo per tutto il giro. Vado a fare 3 maglie alte nella stessa catenella di base, quindi 1, 2 e 3. Salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. 2 catenelle, 1, 2, salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e vado a fare 3 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Salto 3 maglie alte, salto 3 catenelle, scusate, e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, 1, scusate, nel frattempo mi tiro un po' il filo, 2 e 3. 2 catenelle, 1 e 2, salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Quindi entriamo nella quarta e di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo, quindi entro nella quarta e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle e di nuovo salto 3 maglie, 3 catenelle di base, e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Termino la lavorazione entrando nell'ultima catenella e facendo una maglia alta. Quindi questo è il nostro giro. Mi giro con la lavorazione per farvi vedere come andare a fare, appunto, di nuovo il primo giro, perché il giro è sempre ripetuto, però abbiamo una base diversa. Qui ho tirato male il filo, va bene. E andiamo a fare sempre 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta. Stavolta ne abbiamo fatte 3, perché io la prima catenella di base la considero come la terza della maglia alta. Entro nella prima maglia alta del primo gruppo e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2
3. Scusate, mi tiro un po' di filo. Eccomi. Vado direttamente nell'ultima maglia alta del terzo, del secondo gruppo, quindi nella terza maglia alta, e vado a fare le mie 3 maglie alte. Una, due e tre. 2 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi vado nella prima delle mie 3 maglie alte del primo gruppo e vado a fare 3 maglie alte. Una, 2, 3. Vado direttamente nell'ultima maglia alta del secondo gruppo e di nuovo da fare 3 maglie alte. Una, 2, 3. Quindi 2 catenelle, una e due, e si ricomincia da capo. Si va nella prima maglia alta e si vanno a fare 3 maglie alte, quindi una, due, vado nell'ultima della maglia alta del secondo gruppo e di nuovo 3 maglie alte, una, due e 3. Quindi, come potete vedere, è davvero semplicissima. 2 catenelle, 1 e 2, entriamo nella prima maglia alta della terza del secondo del primo nella prima maglia alta del primo gruppo, andiamo a fare 3 maglie alte. Una, 2 e 3. Andiamo nell'ultima maglia alta del secondo gruppo e di nuovo 3 maglie alte. Una, 2 e 3. E terminiamo andando a fare la maglia alta nella terza catenella che equivaleva alla nostra prima maglia alta. Quindi questo è il giro che va sempre ripetuto, questa è la lavorazione che viene fuori. Vi ricordo che io naturalmente vi dirò quante volte sono andata a fare questo giro. L'altezza del vostro rettangolo deve corrispondere agli scalfi, quindi mi raccomando, se voi solitamente siete scalfi 16-17 cm, bisogna andare a fare tanti giri fino ad arrivare a quella misurazione. Quindi questo io vi naturalmente vi dirò quanti giri ho fatto, però per darvi un'idea di quanto dovete farlo alto, tenete presenti i vostri scalfi, per poter capire appunto quanto andare a fare le maniche, quindi l'altezza del vostro rettangolo. Eccomi, allora, no, continuo a non capire perché dalla telecamera si vede che sia un fucsia, ma in realtà è un viola. Va bene, comunque ho terminato i due rettangoli. Come vi ho detto, io il rettangolo avanti l'ho fatto con un motivo in più rispetto a quello dietro. Io ho ripetuto il giro per 9 volte e per me va più che bene come scalfo, però mi raccomando, taglia M fate almeno 2-3 motivi in più, taglia L 5-6 motivi in più, cioè quindi 5-6 giri in più. Taglia XL fate almeno 8 giri in più rispetto a me, perché comunque vi ripeto che questa è la larghezza del vostro scalfo, quindi io sono arrivata a circa 14 centimetri, quindi per le taglie più grandi bisogna mettere più giri per fare appunto lo scalfo. Per quanto riguarda i marcapunti, allora io ho lasciato liberi 4 motivi, non ho considerato questo un motivo, ma 1, 2, 3 e 4, e nel quinto motivo tra le due gruppi di 3 maglie alte ho messo i marcapunti. Stessa cosa da quest'altro lato, 1, 2, 3, 4 liberi, ripeto, non ho contato questo, e nel quinto tra i due gruppi di maglie alte ho messo il mio marcapunti. Quindi io al centro ho liberi 6 motivi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e dietro invece 5, 1, 2, 3, 4 e 5, proprio perché, come vi ho detto, qui ho la parte davanti è più grande. Detto ciò, mi raccomando, taglia più grande, taglia più piccola, cioè taglia più grande rispetto a me. Io da marcapunto a marcapunto ho circa 37 centimetri e per me va più che bene, considerando che comunque io sopra sono un po' più stretta rispetto alla parte di sotto. Taglia
M e L. Considerate che io da macca punto a macca punto circa 39 centimetri e mezzo, e per me va più che bene, però se siete una taglia più grande io direi di arrivare almeno a un 42 centimetri, quindi separare ulteriormente, magari aumentate di due motivi avanti e due motivi dietro. Stessa cosa taglia M o XL, mettete più motivi liberi. L'unica cosa che dovete tenere presente è che nelle maniche, sia dietro che avanti, dovete avere lo stesso numero di motivi liberi per poter fare le maniche. Dietro invece la parte che va da un marcapunto all'altro deve avere un motivo in meno. Ora, detto ciò, io continuo a lavorare lavorando sempre i due fili contemporaneamente e lavorando sempre con l'uncinetto del 5, la parte sotto del mio devo ancora decidere se fare maglia o vestito, però per adesso diciamo della mia maglia. Allora, eccoci qua per poter andare a lavorare il corpo della nostra maglia. Vi dico già che per chi ha bisogno di fare aumenti in questa maglia, o avete due possibilità: o andate ad aumentare le catenelle, quindi da 2 catenelle ne passate a fare 3, oppure passate ad aumentare le maglie alte, invece di farne 3 ne fate 4. Questo vi permetterà appunto di allargare la vostra lavorazione. Se non la volete troppo forata, il mio consiglio è quello di andare a fare 4 maglie alte invece che 3. Se invece non vi interessa, volete che sia forata, allora andate a fare 3 catenelle. Naturalmente potete anche alternare, se non dovete aumentare di molto potete fare una striscia con 2 catenelle, quindi che rimane uguale, un'altra striscia con 3 catenelle, quindi alternate. Potete fare benissimo anche in questa maniera. Detto ciò, quindi, come vi dicevo, adesso andiamo a lavorare. Io mi aggancio nell'ultimo archetto e nell'ultimo gruppo di 3 maglie alte prima del marcapunti, nella parte dietro, mi raccomando, lavoriamo dal dietro, e vado sempre ad agganciarmi con l'uncinetto e a lavorare il mio gruppo di 3 maglie alte. Io al momento non ho bisogno di allargare. Nel caso dovessi allargare, vi dirò poi io quale fra tutti questi metodi che vi ho detto sono andata a utilizzare. Quindi ho fatto, scusate, altrimenti non si vede bene, ho fatto le mie 3 maglie alte, vado direttamente nel gruppo sul davanti, entro sempre nelle 3, nell'ultima delle 3 maglie alte e vado a fare le mie 3 maglie alte. Una, ops, scusate, mi è scappato il filo. Quindi una, 2 e 3. Ah, un'altra cosa, naturalmente, se volete potete anche solo cambiare uncinetto. Invece del 5 andate a lavorare con il 5 e mezzo, così la lavorazione vi resta uguale, solo più morbida e quindi comunque cede addosso. Quindi potete fare anche questo, me l'ero dimenticata di dirvelo. Quindi poi 2 catenelle e torno a lavorare come sempre, 3 maglie alte sulla prima maglia alta, 3 maglie alte sopra l'ultima delle 3 maglie alte del secondo gruppo. Io continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare al secondo marcapunti e in quel caso vi faccio di nuovo come vedere come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Eccomi qua, sono arrivata al secondo marcapunti, quindi di nuovo entriamo nel primo gruppo, nella prima maglia alta del primo gruppo prima del marcapunti e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte. Entriamo, andiamo nella parte dietro, entriamo nell'ultima maglia alta del gruppo di 3 e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte. Poi continuiamo a lavorare normalmente, quindi 2 catenelle e poi di nuovo gruppo di 3 maglie alte, si entra nella prima e si vanno a fare le nostre 3 maglie alte e continuiamo ad andare avanti così per tutto il nostro giro. Vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare di nuovo il successivo. Anche in questo caso è sempre un giro che va ripetuto, quindi veramente semplicissimo questo punto. Quindi ci vediamo quando ho finito il giro per iniziare poi il secondo. Sto terminando il giro, quindi ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassissima e ricomincio da capo, quindi le mie 3 catenelle si
rientra e di nuovo due maglie alte e andiamo a lavorare normalmente come abbiamo sempre lavorato. Allora io alla fine vi dirò se ho fatto degli aumenti, dopo che giri ho fatto gli aumenti, che tipo di aumenti sono andata a fare. Io adesso sopra ho messo i marcapunti per quanto riguarda la parte dello scollo, ma mi sa che dovrò stringere un po' di più, l'ho solo provata al momento. Mi devo concentrare prima sulla parte di sotto, che vedete quanto si allarga, bellissima, e vediamo un po' poi se dovrò fare sicuramente qualche aumento quando arrivo nella parte di sotto, e poi andrò a cucire le due parti di sotto e vi dirò quanto sono andata a cucire qui in alto per poter creare lo scollo, e vi dirò anche un consiglio per le taglie più grandi rispetto alla mia. Or dunque, io ho terminato la parte della sotto della mia maglia e sono andata poi a cucire anche le maniche sopra. Partiamo un attimo dalle maniche. Io dall'esterno verso l'interno sono andata a cucire per circa 32 centimetri. Mi raccomando, le altre taglie tenetevi più o meno su questa misura, magari forse un centimetro in meno solo dalle parti per una taglia ml, perché comunque lo scollo è bello largo. Per quanto riguarda gli aumenti, allora io alla fine, dopo aver fatto due giri, sono andata a fare gli aumenti solo nella striscia sotto le braccia e sono passata a lavorare dall'uncinetto, da avere gruppi di 3 maglie alte a gruppo di 4 maglie. Vedete, ho fatto due giri, poi sono andata a lavorare con i gruppi di 4 maglie. Ho fatto la stessa cosa anche da quest'altro lato, quindi solo nella striscia che è di fianco ai lati della mia maglia. Questo perché io non avevo bisogno di aumentare tantissimo, quindi non volevo passare subito a lavorare con l'uncinetto più largo e più grande, quindi ho fatto l'aumento solo nelle strisce laterali. Mentre in totale io ho fatto 27 giri, quindi dal marcapunti a sotto io ho 27 giri, ma gli ultimi 9 giri io sono andata a lavorare con l'uncinetto del numero 5 e mezzo, quindi non ho lavorato più con l'uncinetto del 5, ma con il 5 e mezzo. Questo mi ha permesso, vedete, di avere un'ulteriore morbidezza della maglia, infatti si è allargata. Quindi ripeto, io ho fatto gli aumenti solo lateralmente, passando a lavorare nella striscia invece di 3 gruppi di maglie alte a gruppi da 4 maglie alte solo in quelle laterali. Come vi ho detto, però, voi potreste fare una striscia sì, una striscia no, tutte le strisce, o potreste fare soltanto le catenelle, però in quel caso ricordatevi che la maglia vi viene più forata, mentre andando a fare i gruppi di 4 maglie alte non vi aumenta la foratura di questa maglia, chiamiamola così. Inoltre potete fare come me, per averlo poi più largo ai fianchi, andare a cambiare un e passare a lavorare con un uncinetto di mezza misura più grande. Vi ricordo che una volta cucito sotto, ho cucito anche sopra e io ho cucito per circa 32 centimetri sia a destra che a sinistra, e per me quindi la maglia è terminata.